Sono a conoscenza di diversi movimenti che sono, diciamo, interni, diverse correnti che ho appreso facendo le indagini. Era un mondo, quello della psicologia, che mi era, psicologia poi forense, che era abbastanza sconosciuto, e ho capito che ci sono sostanzialmente due correnti contrapposte. So che Foti e quindi il centro studi ha avuto dei contatti con il CISMAI, ma so anche che il dottor Foti non ne fa più parte da quello che io so. Sicuramente ci sono stati dei contatti che abbiamo registrato in questo procedimento, dei contatti abbastanza costanti tra la dirigente dei servizi sociali e l'esponente della CISMAI a livello locale, a livello provinciale o regionale, se ricordo bene. Sicuramente parliamo di, lei mi dice di soffermarmi sulla ideologia. Io quando ho iniziato l'indagine e ho capito che si sarebbe affrontato questo discorso ideologico, ho concordato con la polizia giudiziaria con cui ho svolto queste indagini e rammento che siamo in quattro ad aver svolto l'indagine, io, due marescialli e un appuntato. Ci siamo detti che l'ideologia non sarebbe mai entrata a far parte di questo procedimento. Volutamente ho scelto dei consulenti tecnici facenti parte di quell'ambiente che non avevano bandiera, e questo è un punto su cui io e noi tutti abbiamo voluto essere sempre molto chiari. Se però lei mi chiede se l'ideologia diciamo, ha un peso in questo procedimento, le rispondo sì, assolutamente sì, da parte degli imputati. Sicuramente il filo costante che legava le condotte di questi soggetti era la condivisione della stessa identica ideologia fatta della lotta all'adultocentrismo, al negazionismo, al voler considerare la carta di Noto come testualmente un Vangelo apocrifo scritto da quattro pedofili. E quindi certamente questa è un filo costante, silenzioso, che ha sempre legato le condotte di tutti, al di là dei rapporti di amicizia. Questo è stato un elemento costante, sicuramente condiviso dalle figure apicali di questo procedimento, quindi dalla dirigente, dall'assistente sociale Monopoli, e dagli esponenti del centro studi Hansel e Gretel.